e benvenuti in un nuovo video. Oggi video super veloce di unboxing. È un pacco da Amazon Japan abbastanza leggero, ma andiamo a vedere subito perché sono curiosissima, voglio aprirlo subito, quindi non indugiamo oltre e andiamo. Allora, sono proprio curiosa. È un oggetto che so che troverò mezzo distrutto, quindi non vi spaventate, però ne sono sicura. Aspetta, tolgo sto taglierino. Oh. Tutta sta scatola, però cosa mi sono? Vabbè, dai, almeno l'hanno imballato bene. Che cos'è? Che cosa sarà mai? Eccolo! Oh, andiamo a vederlo in un'altra prospettiva. Allora, ve l'ho detto che in questo periodo vado pazza per i vintage, quindi non potevo perdere questa occasione. Ecco qua il Tamagotchi Keitai Aikai dai pixel rossi. Che bello! Allora, questo che cavolo mi hanno scritto? Sarà la ricevuta forse? Va bene, lasciamo stare. Allora, come vi dicevo, è distrutto, perché io lo sapevo che aveva la scatola distrutta, lo avevo visto, però se vedete bene dentro è nuovo, quindi scatola distrutta ma nuovo dentro. E allora ho detto, ma chi se ne frega della scatola, che poi di sti modelli tra l'altro la scatola non si trova mai, e quindi ho detto lo prendo uguale. Anzi, l'ho pagato veramente pochissimo per questi, in realtà sono abbastanza costosetti questi con i pixel rossi perché sono più rari, quindi devo dire che in realtà mi è andata abbastanza di fortuna, per non dire altro. Non so che cosa sto facendo, se sto rompendo la scatola, se è già rotta. Vabbè, comunque sono contenta di avere le istruzioni come per l'uratama. Eccolo! No, vabbè. Cioè, ok, scatola distrutta, ma è nuovo, nuovo di pacca. Speriamo funzioni a sto punto. Guardate che bello! Madò, questo è nuovo! Cioè, dai, bellissimo. Bellissimo. Cioè, la pellicola, ragazzi, la pellicola. La vado a togliere. La conservo. Ma che bello! Vediamo se si accende. Si accende! Mamma mia, quanto sono contenta! No, ragazzi, è bellissimo. Poi sto prendendo tutte le shell rosa, se avete visto, no? Eccoli insieme, Uratama e Aikai Keitai dai pixel rossi. No, vabbè, sono troppo contenta, ragazzi. Cioè, guardate che bello. Anche questo me lo studierò bene. Appunto, la particolarità di questo, se vedete, sono i pixel rossi. Ma devo dire che... sì, diciamo che perdi un po' di diottrie, secondo me, che non è che si veda così bene. Però... qua mi fa mettere la data. Ma, ragazzi, veramente l'ho pagato pochissimo ed è nuovo, solo perché aveva la scatola distrutta. Ma della scatola veramente non me ne frega niente, ci sono pure le istruzioni. Cioè, ragazzi, è stato un affare, mi ha regalato veramente una gioia. Guardate quanto è nuovo, bellissimo, mamma mia, sto tremando. Allora, è un maschietto, io spero che si veda, ma in realtà veramente si vede, cioè... dal vivo si vede meglio. Vabbè, lasciamo, non lo so come. Va bene così. Eccolo, che carino. Allora, il Keitai Aikai in realtà, tra virgolette, è come se fosse un V3, ma in realtà è completamente diverso. Anche la grow chart è completamente diversa. E diciamo che appunto questa versione con i pixel rossi è una versione molto speciale e con personaggi molto speciali e particolari. E si può connettere all'Uratama, quindi loro due si connettono. Ma guardate quanto sono belli! Pixel rossi e pixel blu! Oh, finalmente, diciamo che tra virgolette la mia collezione di vintage giapponesi è finita, perché in realtà ci sarebbero altri, ovviamente. Ci sarebbe anche l'Entama,
che in realtà sarebbe tra virgolette il corrispettivo del V4, ma non lo prendo perché avendo il V4 non, anche se sono un po' diversi, non mi interessa. Però ecco, l'Uratama dei Pixel blu e il Kitai Aikai dei Pixel rossi non potevo non prenderli. Che sta facendo? Ma che ha fatto? Se si è nascosto dentro un sacchetto? Comunque ragazzi, cioè, sono veramente troppo troppo felice perché è nuovo di pacca. L'hanno svenduto solo perché appunto c'era la scatola distrutta, ma dentro è nuovo. Cioè, qua è nuovo. No, veramente sono troppo troppo felice. Poi è una delle shell che mi piacciono di più perché è sempre rosa. E questi pensavo fossero fiocchetti di neve, invece sono dei frutti, va. Quindi sono proprio molto molto contenta. Quindi bene, io e il mio Tamagotchi nuovo di pacca, perché veramente sono troppo contenta. Cioè, in realtà appunto, se cercate Tamagotchi simili, controllate bene Amazon Japan e i suoi usati, o comunque quelli dei venditori. Lui appunto era definito nuovo, ma con questa, diciamo, scatola difettata, e veramente l'ho pagato 25 euro compreso tutto. Sì, 25-23, non mi ricordo. Però è, cioè, veramente un super affare. Sono veramente molto molto contenta. E questa mia nuova mania dei vintage spero finisca adesso, perché comunque ho recuperato i modelli più interessanti. E spero presto di fare un video recensione su tutti quanti i modelli, perché ci sto mettendo un po' a farlo, perché voglio esplorarli bene. Non so se farne uno per uno, insomma, però qualcosa mi inventerò. Ma intanto sono molto molto contenta di avere questo gioiellino dei Pixel rossi nella mia collezione. E chissà, magari più avanti, se troverò qualcos'altro, ma per adesso sono molto contenta. Quindi bene, io direi che per oggi è tutto, anche se il video è stato brevissimo ma intenso. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo di Tamagotchi Italia su Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotchi Italia. Noi quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!